come spesso accade, soprattutto a questo livello altissimo. Taglio di Mitoglou, la palla è deviata ma arriva lo stesso. Bel ribaltamento per Hall che se la sente e insacca ancora. Super para di Dino Smith. Ultimi 4 e mezzo del primo tempo. Mitoglou da mano, virata di Micić, stoppata di Heinz. Blocco Heinz, uscita Shields, pick and roll centrale tra i due, cambio immediato di Dunston. Delaney vorrebbe una palla di ritorno, Shields vuole attaccare invece Larkin, forza il tiro, e se però questo è il risultato ha ragione lui. Cronometro dei 24 a quando la palla è uscita dal campo, però gli arbitri questo hanno concluso col replay. Grande palla di Delaney, arriva da dietro Singleton, fischio di Lescano che manda in lunetta Kyle Heinz. A livello di Eurolega continuano le rotazioni anche per Erkin Ataman, anche Larkin a passaporto turco, ma diciamo turchi non naturalizzati, diciamo. Super palla per Micić, attacca il recupero di Delaney, si ferma, fa una cosa bellissima, gli esce il tiro, ennesimo rimbalzo da parte di Siobhan Shields che lì sotto è un gladiatore, c'è sempre in tutte le situazioni. 4 rimbalzi dice il suo score, palla dentro per Mitoglou che riapre per Delaney che prova il tiro, rimbalzo di Mitoglou che si protegge e va a bersaglio. Milano a ruota per Larkin, Hall, piedi pari, Mitoglou, bell'angolo, recupero, sponda, tiro difficile di Petrushev, sbagliato, rimbalzo di Kyle Heinz, ma palla geniale ancora una volta per Petrushev. Micić rimane completamente fermo contro Shields, arriva Boboama, arriva tardi, Shields lo buca da 3 punti, pause difensive dell'Efes, Milano è avanti. 6 su 10 da 3 punti finora. E chiave perché la difesa dell'Efes un po' sfida al tiro da 3 i milanesi che stanno rispondendo presente. Parata di Mitoglou, campo aperto per Delaney contro Singleton, si protegge, segna, 14-0 di parziale, esplode il Mediolanum Forum, time out, Ataman, l'Olimpia c'è.